Vediamo ora la dimostrazione di questa formula. Partiamo dalla definizione di capacità elettrica del condensatore, la carica su ciascuna armatura divisa la differenza di potenziale tra le due armature. La differenza di potenziale la esprimiamo come campo elettrico per la distanza tra le armature, rovesciando, cioè invertendo la formula che conosciamo, che il campo elettrico all'interno del condensatore è dato dal rapporto fra la differenza di potenziale e la distanza tra le armature. Quindi al posto di delta V abbiamo campo elettrico per D. Inoltre, al posto della carica elettrica di ciascuna armatura, sostituiamo la densità superficiale di carica per S. Infatti, noi sappiamo che la densità di carica superficiale, sigma, è data dal rapporto tra la carica e la superficie dell'armatura. Quindi al posto della carica scriviamo sigma S. Ora sostituiamo al campo elettrico il doppio del campo elettrico di ciascuna lastra carica. È il principio di sovrapposizione dei campi, ciascuna lastra fa il suo campo elettrico e i due campi elettrici si sovrappongono e si sommano, quindi il campo elettrico raddoppia, il campo elettrico di ciascuna lastra raddoppia nello spazio fra le lastre. Quindi il campo elettrico di ciascuna lastra era 2 pi greco k sigma, quindi diventa 4 pi greco k sigma. Possiamo scriverlo anche come sigma diviso epsilon 0. Per una lastra sola sarebbe sigma diviso 2 epsilon 0. Quindi al posto del campo elettrico, qui, scriviamo sigma su epsilon 0. Si semplifica la densità di carica superficiale sigma, epsilon 0 torna al numeratore e abbiamo questa formula. Se poi abbiamo un isolante, fino adesso abbiamo immaginato in questa dimostrazione di avere il vuoto anziché un isolante. Se abbiamo un isolante, al posto di epsilon 0 dobbiamo scrivere epsilon, cioè dobbiamo moltiplicare epsilon 0 per epsilon r, la costante dielettrica relativa dell'isolante che riempie il condensatore, e abbiamo quindi la formula finale.